Belanova secondo me non ha spinto come al suo solito, perché aveva paura della fase di non possesso. L'ho notato un po' troppo basso con la paura di spingere per paura di prendere gol, ma c'è stato un certo punto dove il pubblico spingeva, 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 gli ha chiamato la sgaloppata, lui aveva Vlasic che l'ha imbucato, gli ha fatto, lì secondo me il Toro avrebbe vinto, perché comunque ieri c'era un bel clima, in un modo o in un altro il Toro il gol avrebbe trovato. L'abbiamo visto tutti un po' sottotono. Rispetto agli standard. Rispetto agli standard. Si è partito che aveva ancora la testa a Empoli. Esatto. Bravo. Secondo voi, bravissimo, aveva la testa a Empoli all'errore dell'ultimo minuto, fisicamente non era al massimo. Perché comunque le ha giocate tutti i minuti, non ha un cambio. Ma secondo me nessuna delle due, sapete? Il mio vicino di posto diceva la stessa cosa vostra, cioè che aveva la testa Empoli. Secondo me lui aveva proprio paura di farsi imbucare dal suo lato. Lo vedevi che stava troppo basso a livello di posizioni, quant'altro, eccetera, eccetera, per paura dell'imbucata, cioè per paura di non riuscire a coprire. Derby. Perché questa partita ce l'aveva? Sì, per il derby, perché aveva paura di prendere l'imbucata, di non riuscire a coprire. Perché sai, ti sbilanci, poi comunque lasci campo. Che se comunque paragoniamo all'altra fascia, sì, no, ma nessuno vuole mettere la croce sopra, no, adesso no, qua no, dobbiamo fare il disclaimer, perché poi la gente, se no...